Sconfitta meritatissima, come da titolo è giusto che Livorno abbia perso, perché l'Avellino ha strameritato e per fortuna è finita solo 2-1 e per fortuna si è fatto per gol lì, si è fatto. Hanno fatto fago a noi perché il difensore loro tutto, ha fatto un casino, si era spalla, testa, tutto, autogol. Non nemmeno con le mani facevi gol. Però, Orevole di Nosa, io non voglio incolpare una persona sola, ma per me è la persona principale, eh? Del motivo per il quale Livorno, anche se vince, gioca di merda e fa ca. Perché fa ca, bisogna essere obiettivi. L'unica partita che ha fatto recente, secondo me, è stata vera lì col Brescia e forse un minimo per l'altra volta in casa. Ma anche l'altra volta in casa, nonostante giochi in casa, appunto, contro il Varese, non hai fatto un cazzo, nel senso, non hai fatto niente di spettacolare. Soprattutto con la squadra cieca, non mi ti ritrovi. Allora, innanzitutto, partiamo un attimino dall'attacco. L'attacco, a parte che penso che, boh. Cioè, se ti metti tutti l'attaccante, cioè, le metti in campo, cioè, possono essere forzati in circa 11. Ma quante cazzo attaccanti ci sa? Ci sa. Ma poi aspetta, lo sa Ganza, vale. C'è l'attaccante, io penso che a nomi e anche come qualità, direbbe spacca le reti ogni partita, direbbe fa minimo 3 gol a partita. Cutolo, vantaggiato, Galabino, Siligardi. Toh, mettiamoci anche loro, Jefferson, Berinieri, Jelenic. Poi che cazzo c'è? Me le scordo poi. Surraco. Cioè, c'è uno sbotto l'attaccante. E la qualità dell'attacco per la Serie B è a voglia di vece. Ma come mai fa gol Livorno? Ma come mai? Lo siete mai chiesti? Penso di sì. Io ripeto, non è che voglio dare una persona solo, perché Antonio è una squadra, c'è una società dietro e quindi se fa ca, ecco per tutti. Però c'è una persona in particolare che rende questa squadra vino schifo. Sì, io dico proprio lui, se quello pensa anche te. Io dico Gautieri. Gautieri non ci capisce un cazzo, è un incapace di merda. Ti ho detto le volte come ho detto prima, le volte che hai vinto o hai fatto qualcosa è stato culo, è stata fortuna e basta. Oh, io voglio dirmi una cosa, parlando della partita di oggi, perché Avellino Livorno ne parla della partita di oggi. Innanzitutto, come sempre, una formazione attacco tutte le volte a Amberi, vedi va, si capisce mai, c'è anche Vela, giocatori poi se per sé ha voglia di allenarsi, però secondo me una volta che fanno 38 partite insieme poi capiscono che gioca, no, ogni volta cambia, è già quella. Poi aspetta, cambi, vedi che ti apre il culo, a parte che prima di cambiare devi prendere il go come sempre, no? Per dire, oh, forse cambiano, parte Vela, cambi, metti Jelenic, Jelenic. A posto di cosa? A posto di cosa? Va bene, era morto. Metti Jelenic. Che tutte le volte ha giocato fa sempre stracare il cazzo. Per ore. Io non dico giocatore, io dico prestazione ha fatto care il cazzo 3 volte. E lo metti. Te ne sei guardi in panchina. Metti Siligard e lo metti al 40esimo. Cioè, perdi, anzi, perdi. È una partita di merda. Cosa fai? A posto di cambiare, cioè, a posto di giocare in attacco, spostando il baricentro alla squadra in attacco, cosa fai? Me lo metti all'ultimo. Non attacchi un cazzo. Ma aspetta, intanto Galabinov. Tu vai, dei Galabinov, metti lì, magari poi nel mezzo. Galabinov era l'unico stronzo, l'unico. Tra virgolette, lui perché c'è anche vantaggiato, perché D'Antonio poi comunque ve l'ha tirato stanchi. Cioè, lui dovrebbe essere la punta centrale, grossa, rivedi, va, che la classica punta d'aria che deve colpire, cioè, fa gol per esempio solo di testa o tipo a 3 metri dal portiere, per di. Era sulle fasce. Oh, ma che cazzo fai? Ma cosa gli fai fare? Galabino, altro 38 metri lo metti a far cosa? Lo metti a fa l'ala. Ma che la fai? Che poi, fra l'altro, era entrato come diciamo punta centrale, per amore di Dio. Però 3 volte era a far cosa così. Poi la Siligardi. Siligardi anche oggi per 5 minuti ha giocato, 5-10 minuti ha giocato, ha fatto ca. Anche Vela, ma mai. Pure io, quando c'era Nicola, per dirne uno, era un fenomeno Siligardi. Era un lusso. E tuttora, secondo me, le capacità ce l'ha. Però non riesce a esprimere. Ma come mai? Forse manca concentrazione. Sai chi te la dà la concentrazione? Io penso il primis la deve dare l'allenatore. Allenatore che fra l'altro quando lo vedi in panchina, nonostante la squadra fa ca, poi stringe tamponino, lo vedi a sedere, si alza, rivedi va, dice una stronzata ogni mezz'ora. Oh! Cazzo, siamo a Livorno, se una squadra bisognerebbe lottare insieme al Perugia per arrivare a primi, se non primi almeno si è onde andare diretti in Serie A. E qui ci si fa prendere a pallonati. Tutte le volte si va fuori, sta già di perde, e quando gioca in casa devi fare il segno della croce, deve essere miracolato per poter vincere, o perlomeno almeno fa punti. Oh. Comunque, parliamo della partita, analizziamo. Allora, primo tempo, ripeto, a parte, penso, forse, 2 occasioni, non Dio ti rimporti, 2 occasioni, Livorno ha fatto un cazzo. Ripeto, per il gol che si è fatto, cioè l'hanno fatto per l'arte, so go. E
Tra l'altro, quindi sono a zero presso Aria Paletti, perché il Perugia, sì, il Perugia, l'Avellino, 2 ore e mezza attaccava, non è riuscito a concludere. Stato tempo, boom, ancora peggio, l'Avellino, boom, proprio pressava di brutto. Infatti, boom, 1-1, 1-1, che del cazzo, che fra l'altro, guarda, Mazzoni ci ha, tra virgolette, ritardato, ecco, l'1-1 e poi il 2-1, perché incredibilmente ha fatto anche qualche, tra virgolette, miracolo, poi ma ne ha fatti, e niente, 1-1. Uno cosa fai? Giustamente, già questi sono carichi perché vanno a pareggiare. Pareggiano, questi cominciano ad attaccare. E te cosa fai? No, continui a essere mosce, vedi, va, mettiamo gli eleni, cioè poi ti mette un uomo d'attacco e gesti, fa gestire fa venire sulla squadra. Hai messo Calabino, ma è vero, ma Calabino, come ho detto prima, era a fare cosa? Era a fare l'ala. Per l'amor di Dio, ripeto, lui è entrato e doveva già centrale. Dopo 5 minuti era a fare l'ala. Oh, diti no? Diti di no, andate a vedere la partita per la Lazio, guardate dove è Galabino. Insomma, fa entrare gli elenici, che questo non azzecca un pallone. Me lo sono fatto lì, pallone alto, tutum, li fa così. Ma bimbe, è vero un senso reale, ma senso reale di. Oh, i piedi devono essere ottimi e devono essere almeno discreti per essere in Serie B, se non ci giochi. Questo è gente ha voluto cautieri comunque, eh. Insomma, poi ripeto. Attaccavano e poi proprio se il Gardi è entrato prima o dopo il gol. Poi, no, è entrato prima, sulla punizione. Niente, se il Gardi, come sempre, se il Gardi non riesce più a ritrovarsi il Gardi vero. Niente, poi aspetta. Poi c'è entrambi, c'è Biagianti, con c'è di solito, oh, adesso sono Biagianti, comincia un po' in centrocampo, più non esserci di più. Già che a Moschera comunque le sue partite oggi non è che abbia giocato benissimo, però non è nemmeno stato il peggio in campo. Insomma, e te la torna Biagianti, era centrocampo, si incomincia un po' a rimuovere. Manca Lusci, ma c'è Biagianti. Quindi Moschera ora mi ora è 350 volte meno di Biagianti. Addirittura Biagianti all'ultimo, forse la stanchezza, non lo so, passaggi di testa a nessuno. A nessuno. Boom, proprio indirizzati là, non c'era nessuno. Vai, questo è un'altra volta concentrazione, secondo me, che la Gantore chiaramente non ti dà, perché sai, sei Gautieri. Insomma, e niente, io ripeto, come ho detto all'inizio del video, sconfitta meritatissima, è giusto che si perda, perché era ingiusto che l'Avellino comunque alla fine pareggiasse, addirittura dovesse andare a perdere, era ingiusto, è giusto che l'Avellino abbia vinto, ha giocato 200 volte meglio di noi, quelle poche volte sono arrivate in porta, è solo culo, errori di Bellartri, della difesa di loro che travallava un po', che però per l'altro era abbastanza, secondo me, era abbastanza semplice, non Dio fa gol, però spinge un po' e perché no, sì, forse anche fa gol, la difesa di loro era fatta di giovani, che se le pressavi andavano in difficoltà, ma le vedevi. Basta vedere anche un'azione nel secondo tempo, è capitata che, appunto, cross del cazzo per di Jelenic, il difensore la liscia, l'è rimasta lì. Cioè, come voglio dire, sbagliavano spesso volendo, invece no, questa proprietà ne so, facevi. No, chiudi dietro, dai, metti gli scarzoni al giovane, dai, mettili. Si va avanti, poi un'altra cosa, no che gioca male, per l'amore di Dio. Poi Moscati, partito che si era. Centrocampista destro, ora è diventato terzino. Io ripeto, io non lo so dove cazzo è Maicon e perché l'hai preso. Cioè, mi auguro che non giochi perché è rotto, cioè abbia qualcosa. Perché ascolta, che cazzo l'ha un patafa? Cioè, in terzino a posto di fare giocare gente che è terzino, poi magari fa K, però ti dà posto di fare gente che comunque il suo ruolo è terzino, fai scala centrocampista. Io boh, non ho parole. Però andiamo avanti così. C'è Gautieri, Garba, chiamiamoci. Quindi a me mi dispiace perché comunque è brutto anche di così, allenatori, vedi va, pensa a questo sì, però bimbi, per me, secondo me, dal mio punto di vista, criticatemi pure, per me c'ha le sue colpe, ma tante colpe, io penso un 70% è colpa sua, perché a voglia di bimbi, sarà stato un caso, è stato culo, è stata fortuna, sarà stata forse anche bravura, e Nicola, bisogna essere obiettivi e realisti, quando Livorno 2 anni fa venne in Serie A, io personalmente non l'avrei dato di lire a quella squadra lì. Ma nemmeno. Ma nulla. Per me era già tanto se si poteva arrivare a metà classifica. Eppure io. E sarà lì lì. E si è giocato l'ultima partita al Sassuolo. Per andare direttamente addirittura in Serie A. Sarà secondi. Terzi. Pure io. Culo, bravura, ripeto. Pure ce l'ha fatta. Questo qui c'è una squadra che qualitativamente potrebbe, secondo me, spaccare il mondo. Sono tutti primo o secondo. Il massimo terzo. Siamo a metà, siamo ottavi, mentre cazzo siamo, non so nemmeno io. Insomma, niente, ora riprendiamoci un po' dalla prossima partita, speriamo. E nulla, di ora mi sento, tra virgolette, un po' meglio, no, scherzi, mi sento il cazzo perché si è perso, però mi sento, lo devo dire, ma aiutano a fare questi, ma aiutano un po' questi video del cazzo. Vabbè,
Ovvia. Niente, l'ultima cosa, mi mangio a Gemiti. Ma perché lui si dà la pensione a Gemiti? E là, cioè, oh, ripeto come di sempre, fino a 2 anni fa mi ci ha aiutato e dall'anno scorso Gemiti è morto. E quello c'ho. Va? Vabbè, via, oh, ci si vede al prossimo commento. Ciao a tutti.